Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Doom Snap Map. Questo è soltanto un annuncio. Volevo dirvi che ho creato una campagna nuova nello stile di un episodio di Ultimate Doom, ovvero sono 9 mappe di cui una segreta. Scusate se ci ho messo così tanto, ma sapete come son fatto, che ci metto molto tempo a fare le mappe, soprattutto a testarle per bene. Ma volevo che ogni mappa uscisse consecutivamente, anche perché c'è una modifica adesso fatta in SnapMap che permette ai giocatori di collegare le mappe l'una con l'altra. Quindi era una cosa proprio obbligatoria farle uscire insieme. Che cosa possiamo dire di questa campagna prima che vi fiondate a giocarla? È una campagna che ha un senso di progressione, almeno secondo me, perché all'inizio non vi troverete nemici di potenti, non vi troverete armi potenti, però mano a mano andando avanti riuscirete a diventare non solo più potenti con le armi, ma anche ad incontrare sfide sempre più interessanti, magari per coloro a cui piace veramente sparare tanto. Poi un'altra piccola feature che ho cercato di implementare in questa campagna è la storia. Attenzione però, non è una di quelle storie che dovete per forza stare a sentire, potete anche bellamente evitare, perché è una campagna con la storia che vi viene o raccontata tramite dialoghi o vi viene raccontata con i PDA. Quindi se voi siete attenti e soprattutto se avete una buona conoscenza della lingua inglese, potete seguirla, altrimenti prendetela semplicemente come un gioco e andate avanti ad oltranza. Perché ho scelto la lingua inglese, come per ogni mappa che ho fatto in precedenza, penso lo sappiate che purtroppo se un giocatore americano o inglese o di qualunque altra nazionalità gioca una mappa che non ha una lingua che possono riconoscere, mettono non mi piace alla mappa, rendendovi ancora più difficile renderla visibile. Comunque è soltanto un piccolo annuncio, se voi volete provare l'inizio della mappa, la prima mappa è E1M1 Abandoned Disodium Plant. Basta che ci entrate, vedete si carica la lobby, e se si carica magari... Qualcuno di voi già l'ha provata, vedo, o qualcun altro l'ha già provata, comunque... Si carica così la lobby, è una lobby completamente diversa, è per un solo giocatore questa campagna, e una volta che voi fate avvia missione, una volta finita la mappa non vi riporterà al modulo, al menu di Snap Map e dovete andarvi a cercare voi la mappa, no, vi permetterà sempre attraverso questo menu di caricare un'altra, la mappa successiva e andare avanti. Detto questo, io penso di aver detto tutto per questo video. Sappiate che nelle prossime settimane tenterò di alternare Doom 3 con questo, così poi una volta finito ci concentriamo solo su PlayStation Doom, in modo che lo finiamo anche quello. Vi ringrazio per aver visualizzato questo video, ragazzi, se volete aiutarmi e supportarmi con un mi piace. Ovviamente questo video lo faccio per non spoilerare subito la campagna, per darvi un pochino di tempo per giocarla. Poi vabbè, quando la giocherò io vi spiegherò perché ogni area è venuta così, ma non nella modalità editor, né mentre la sto giocando ve la spiegherò. Ok? Detto questo, alla prossima.